Un grazie a tutti i giornalisti intervenuti in questa giornata solenne per noi familiari delle vittime Covid. Volevo solo dire che il nostro silenzio è solo un silenzio di facciata che si limita solo alla giornata di oggi. È un silenzio che ha accompagnato la politica, le istituzioni e la magistratura in questi 2 anni di pandemia qui in Molise. Noi da domani continueremo a gran voce a chiedere giustizia perché le tante morti lo chiedono perché noi sappiamo che ci sono i responsabili precisi. Tante morti si potevano evitare, ma soprattutto potevano essere almeno fatte in modo dignitoso, cosa che qui in Molise non è avvenuta. In sottofondo il rumore delle macchine che transitano lungo via Elena. Qualcuno in auto si fa il segno della croce, altri si fermano per qualche secondo. Lo sguardo è perso nel vuoto, il ricordo è fortissimo, l'emozione strozzata dalla rabbia e dal senso di impotenza. Nel giorno della memoria, dedicato alle vittime del Covid, in regione sono oltre 580, il comitato dei familiari delle vittime del Molise, stanco e amareggiato per la totale assenza delle istituzioni, della legge e della politica, manifesta silenziosamente. Parlerà il silenzio, dicono, mentre depongono al muro del tribunale una corona di fiori, in segno di protesta verso la procura che ha chiesto l'archiviazione del procedimento sulle denunce presentate a novembre 2020 da Camilla Caterina, riferite alla gestione dell'emergenza e al numero dei posti letto di terapia intensiva. Sugli striscioni messaggi chiarissimi, verità e dignità per le vittime del Covid-19. Le ingiustizie sono omicidi e chi finge di non vedere è complice. Un silenzio, dicono, che continua a chiedere giustizia e che non arretrerà di un passo. Dimenticare sarebbe intollerabile e ingiusto, le parole del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Oggi 18 marzo ricorre quindi questa giornata in memoria delle vittime del Covid. È chiaro ed è indispensabile che questa giornata può avere un senso se può essere appunto da monito affinché ciò non accada e che quindi le strutture sanitarie, comprese quelle regionali, siano adeguate per poi eventualmente, speriamo mai più, confrontarsi con un'epidemia di questo tipo.